Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Oggi analizzeremo la versione Pro di Vocaline. Vocaline, per chi non lo conosce ancora, è un software in grado di sincronizzare le tracce di coro con la traccia principale in maniera assolutamente precisa. Ma vediamo come funziona. Abbiamo qui in questo caso un brano di Leonardo Anitori che sto arrangiando. Dove sei? È da tanto che aspetto, dove sei? E ci troviamo appunto a dover eh, sincronizzare la voce principale con il coro. È già abbastanza buono come sincronizzazione, ma possiamo vedere che ad esempio le finali di alcune parti di coro non coincidono con le finali della voce principale. Avviciniamo la voce principale ai cori in maniera da avere una visuale più semplice ed iniziamo a tagliare le sezioni da introdurre all'interno di Vocaline. Il suggerimento che io vi do è quello di cercare di creare sezioni non più lunghe di due battute. Questo perché Vocaline Necessita di un range abbastanza ristretto, ma che gli permette di calcolare molto più dettagliatamente l'effetto di sincronia e di conseguenza lo stretching che deve eseguire all'interno delle tracce interessate. Cerchiamo quindi di selezionarle tutte e tagliarle in prossimità dei cambi di misura in questo caso possiamo usarne due andiamo avanti facciamo la stessa cosa fino alla fine del periodo ad esempio questo selezioniamo ancora tutte le tracce andiamo su audio edit with vocaline verrà automaticamente aperta la finestra del vocaline pro ora sarà semplice rispetto alla versione project in cui eh, era necessario selezionare singolarmente ogni traccia di coro in questo caso possiamo introdurre la traccia guida e Automaticamente inserire tutte le tracce di coro nella sezione DAB. Ogni parte verrà automaticamente calcolata e sistemata. Dove sei? Sentiamo solo le voci. Dove sei? Notiamo subito che tutte le finali vengono ora sincronizzate con le finali. Della voce principale. Per vedere anche visivamente l'effetto, possiamo appunto selezionarle e cliccare su Rendere. In questo caso, ogni traccia verrà automaticamente strecciata e possiamo vedere in maniera grafica l'effetto del vocaline. Ascoltiamolo ancora. Dove sei? Perfetto, andiamo nella seconda sezione e facciamo la stessa cosa. Selezioniamo tutto. Edit with Vocaline, questa volta lo troviamo nel menu rapido. Stesso discorso, prendiamo la voce principale e la inseriamo all'interno della traccia guida. Dopodiché, selezioniamo tutte le tracce di coro e facciamo la stessa cosa. Automaticamente verrà calcolato. Ascoltiamole, sincronizzate. È da tanto che aspetto dove sei. Ci accorgiamo immediatamente che la sincronia rimane perfetta soprattutto sulle consonanti, le T, le P e anche i fiati, che è la parte più particolarmente difficile da sincronizzare. Stesso discorso di prima, clicchiamo sulla traccia del coro, facciamo render e automaticamente verrà agganciata la traccia guida che vediamo sopra. Questo per avere anche un aspetto visivo e per appesantire meno il processore perché ovviamente questi calcoli poi vengono frizzati come si suol dire. Proseguiamo anche nella prossima sezione, selezioniamo sempre tutte le tracce, Edit with Vocaline, stesso procedimento, traccia guida, tutte le tracce di coro. Io ti cerco ogni giorno dove sei. Per rimuoverlo, ovviamente, riclicchiamo sopra tutte le tracce, quindi le stesse, andiamo su Audio, Remove Vocaline, ascoltiamo come era precedente. Io ti cerco ogni giorno dove sei come precedentemente visto è già abbastanza buono come sincronia, però procediamo alla ricerca della perfezione. Io ti cerco ogni giorno dove sei. Renderizziamo le tracce anche in questo caso, poi procediamo nella prossima sezione finale della strofa, dove la sincronia è un po' più difficile. Non, non so. so ancora di certo dove sei. Possiamo già notare che alcune parti sono più lunghe rispetto ad altre. Edit with vocal line, stesso procedimento, traccia guida, tutti i cori. Non so ancora di certo dove sei. Soprattutto notiamo le finali che vengono automaticamente risistemate in base alla finale della voce guida e anche ovviamente nei punti, come dicevo, più critici delle consonanti. Ora la traccia è renderizzata e possiamo tranquillamente ascoltarla. Non so ancora di certo dove sei. Spero che questa lezione vi sia stata utile, vi aspetto nei miei seminari al corso professionale presso il mio studio dove gli argomenti verranno affrontati in maniera semplice e professionale. Verrete a contatto con le mie tracce, affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale lasciando poi i vostri commenti sotto. Ciao a presto!